nelle puntate precedenti. Che schifo! Si è visto tutto, che schifo! Facciamo così! Tu mi avresti dato questi 1000 euro? Tanto che io sono morto, io stasera mi faccio la serata e la nottata con i 1000 euro in una baita strafiga con lo champagne e tu te la fai fuori, in un bosco, senza niente. Mi sta sfidando. Vabbè, cioè, mi hanno dato l'appartamento più... ma qua è Luxury 5 Stelle Superior, TV LCD 87 pollici, super microonde di ultima generazione, letto matrimoniale Superior, ma vediamo la vista, signori, vediamo... vabbè, ma che format è, ragazzi? C'ho la baita del nonno di Heidi davanti. Ragazzi, è bellissimo. Ma chissà il povero Matt... Chissà dov'è il povero... Matt, dove sei disperso in quei boschi? Matt! Ti prego, non farmi scannare dai lupi e aiutami a cercare un rifugio per questa notte. Tu hai la tua spada, io ho la mia pala. Insieme per sconfiggere l'inverno. È la Madonna questa, no? Io questo video non lo volevo fare. Ma diciamo che ho perso la sfida precedente del video prima. Bisa ha vinto 1000 euro, se li sta godendo in baita, nell'hotel super lusso. E io passerò la notte qua, budget mio 1 euro. Che poi 1 euro è simbolico, perché 1 euro dove lo spendo qua? Non c'è nulla, non c'è nessun negozio aperto. E io devo sopravvivere, ho portato una pala, mi sono attrezzato, cibo. E cercheremo un rifugio per questa notte, per sopravvivere a questa notte. Cosa molto importante, perché era un rifugio, dobbiamo trovare un buco, un fosso dove l'aria freddolosa non entri. E la mia idea abbastanza stupida, ma non ho niente, è cercare di fare un buco all'interno della neve e mettermi dentro, oppure farsi ospitare da qualcuno, cosa che con 1 euro molto probabilmente non succederà. Andiamo, qua non se ne fa nulla, andiamo. C'è della selvaggina. Vieni. Guarda, cercando bene la selvaggina è sempre. Cos'è? Cosa abbiamo trovato? Tonno all'oliva vegetale. Ragazzi, non arrendersi mai. Selvaggina. Sai cosa stavo pensando? Che non ho portato le forchette. Guarda, per sopravvivere questo è altro. Scoliamo. Che poco mio! Questo è già con pezzettino, ma che bontà! Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà! Fammi cucinare! Selvaggina! Me la pagherai. Bise, sto parlando con te! Sono ricco! Sì! Sono ricco! Sì! I soldi, tutti miei! Il mio è oro! Se non ricordo male dovrebbe essere proprio qui il punto in cui ho nascosto le travi. Dove siete? Dove senti l'uomo? Ecco! Dove le avevo lasciate? Queste saranno perfette per creare perlomeno un tetto, un qualcosa. Perché qua nevica tutte le notti e quell'altro lì non puoi sapere neanche cosa sta facendo. Sai cosa stavo pensando? Che sai che sta facendo Bisa? È arrivato il momento di ordinare. Allora, buonasera. Sì, salve, buonasera. Sono al Campo Smith, Resident Superior 5 Stelle. E vorrei ordinare 2 hamburger di vitello con le patatine. Con
anche il formaggio raclette, tutti completi? Sì, certo, abbonda, abbonda. Questa, mi sono documentato su internet, era la tomba di Luigi XVI di Bardorecchia. Ora, hanno spostato la sua salma, chiaramente non dormirei mai sopra una salma. L'hanno svuotata e io adesso la userò un po' come culla. Allora, poi dei ravioli di ricotta con pomodoro fresco e basilico. Altri... anche del sushi, se vuoi. O... anche del sushi, ma sì, mi porti pork. Una ba... il pulled pork. Il pulled pork? Morita! Ma come lo fai il letto sulla neve? Non ci credete? Mi faccio vedere. Non so se avete capito bene a casa che cosa sto cercando di fare, la verità è che non lo so neanch'io. Ma prima creiamo il cuscino. Ah, perfetto, vedi? Quello sarà il mio cuscino per farci un bel letto. Budget, 1 euro dei cinesi. Una barca di sushi, 7 ostriche, 5 caviali e 5 moishan don. La ringrazio, gentilissima, salve. Salvemi, salve, ciao, ciao. Se ci ferma la polizia... oh, ci metti i piedi sopra, siamo qua nella giungla. Non è stata comunque un'ottima idea. Ma questo non so se avete... oh mamma! Questi li voglio usare come capanna, capito? Madonna, lo sapevo. Questa palla la metto fuori, come i Masai africani. Se arriverà qualche belva, se la vedranno con me. Ok? Champagne! Per brindare a un incontro, champagne, ma è vino rosso. Oh sì, un po' di vino addosso, se champagne, per brindare a un incontro con te. Che benessere. Ma chissà, chissà Matt, dov'è? Ci ha trovato un rifugio. Beh, devo dire, mezzanotte 09. Direi che qua male non si sta. Adesso, sai cosa mi è venuta proprio voglia? Di sentire quello stronzo. Non sapete di chi sto parlando? Sondaggio, Bise. Pezzo di merda! Vuoi vedere dove sono finito? Qua, guarda. Qua. Questo è il rifugio che mi sono... oh, lo sai? Guarda, questo è il mio letto, cioè... tra l'altro per come vi vedo io in videochiamata, ti vedo in alto, una sinistra, ma adesso sembra tipo la differenziazione tra le classi sociali, tipo il Messico, sai che ci sono le terre di confine. E quello è! Grazie. È quello. Grazie. Meno 3 gradi. Ti avevo chiamato per difendermi, eh. Comunque grazie, anche tu dalla parte di Biz. No, ma io ti difendo pigliandoti per il culo ancora di più, non ho problemi. Grazie, bravo, grazie davvero. Tu come va, stronzetto? Ma io bene, qua sei al caldo, ho fatto la doccia, mi sono bevuto un po' di vino. Lasciamo perdere, dai, ti saluto, ci saluto Massorta. Ciao Beth, ci sentiamo dopo, richiamami da rifugio prima di andare a dormire. Cosa c'è qui? Ciao. Ciao. Pensavo fosse dentifricio, invece è Fubicort per le emorroidi. Mi lavi i denti con questo? È sorto un problema. Non ho il dentifricio. E usa la neve, guarda che la neve fa bene. La neve fa bene? Sì, me l'ha detto uno, poi è morto, però fa bene. Grazie per il consiglio e vaffanculo. Proviamoci. Così può bastare. Raga, è troppo freddo. Raga, è troppo freddo. Questo non l'avevo considerato. Stacca, stacca, stacca. Ah, al caldo. Buonanotte a tutti. Spero che la carica del cellulare sia abbastanza carica, perché dovrò sopravvivere, diciamo, tutta la notte. Sono serenissimo perché comunque mi sono vestito e adesso prenderò sonno. Ti dirò, non si sta neanche così male. E soprattutto stavo pensando, ma Bise, che starà facendo? Buonanotte!
Questo video è per tutti gli operatori che mi hanno abbandonato durante le riprese, che mi hanno detto mette tranquillo, pagheremo penitenze con te, saremo con te tutta la notte. Mi hanno abbandonato. Ora sto tornando da solo nella baita a vedere quello stronzo come sta. Ma come deve stare. Pezzo di cane! Pezzo di cane! Ma tu, pezzo di cane! Ma tu hai ancora l'energia per lanciare le palle di neve! Ma poi che t'ho fatto io? Come è andata la notte? Come è andata la notte? Tutto a posto? Ma sali su che... Pezzo di cane! Mi sa che è lui alla porta. Mi sa che non gli vado ad aprire. No, cioè, metta arrabbiato così. Io non. Che cos'è, Capodanno? Yam. Corre. Oh, stai calmo, yam. È stato un eroe. Fatti abbracciare, no, vai a te, vai a te, non si fa. Oh, ma non te la devi prendere con me. Come hai dato la porta che la spacchi un hotel luxo di 5 stelle? Ma che ne sai? Ci ho fatto tutta la notte io qua. Pagato io. Vabbè, dai, vieni. Questa dai, è la stanza che hai preso con i miei soldi? Con i nostri, era della Serra Sacra della Salsiccia. Ah, bella, bella. Era della pietra della fede, della risurrezione che... Non dico niente, Ho passato la notte in una caverna, come devo stare? Che cazzo ridi? Cosa ridi? Pure la maglia Gucci, capito? L'ho comprata con i tuoi soldi. Mi godo ancora un po' questo appartamento lusso che ho pagato io con dei soldi tu. Di una roccia. Ho vinto io nella roccia. Io i soldi nella roccia, coglione! C'è la leggenda! Ma c'è la leggenda della roccia della sacra della salsiccia di cose. Vabbè ragazzi, si riscalda, si va a fare una doccia, lo coccolo un po' perché è un po' arrabbiato. Ci vediamo al prossimo video. Mette bise! Mettete like, raga, per Matt a sto giro. Anzi, Matt, sei un eroe nei commenti se sei arrivato a questo punto del video. Che ruffiano.